Muhammad Ali, Muhammad Ali, Cassius Clay, che a un certo punto diventa Muhammad Ali, in un'intervista il giornalista lo guarda e dice: "Uè, tu, per cosa vorresti essere ricordato?" Vi ricordiamo che lui, oltre a essere un campione, è stato un grandissimo uomo politico, nel senso che faceva delle battaglie politiche importanti. Io mi ricordo una frase di Muhammad Ali fantastica: invece di continuare a dire che la, come si chiama quell'animale, il cervo che attraversa la strada e che, sai che ogni tanto fanno gli incidenti in America perché sono queste strade dove attraversano i cervi, invece di continuare a dire che è il cervo che attraversa la strada, vogliamo iniziare a dire che è la strada che è stata fatta nella foresta, cioè che è l'uomo che sta passando dentro un territorio, no? Non è... Ma è fantastico. Bene, sentite cosa vorresti essere ricordato quando sarai morto? Cosa vuoi che si dica di te? What would you like people to think about you when you've gone? I'd like for them to say he took a few cups of love. He took one tablespoon of patience. Che bello. Vorrei che si dicessero che ha preso un cucchiaio da cucina di pazienza, un cucchiaio di generosità e una tazza di gentilezza. Oh, mi piace, pazienza, generosità e gentilezza. Poi prese un quartino di risate e un pezzetto di premura. Premura è una parola che dicevano le nonne. Si dice ancora premura. È un po' di premura. Interesse. È un pezzetto di premura, prendersi a cuore le cose. Esatto. Mischiò forza di volontà e felicità. Quindi sono pazienza, generosità, gentilezza, risate, premura, volontà e felicità. Aggiunse ancora un pizzichino di fede, anzi un bel po' di fede, e amalgamò tutto. Infine sparse quel composto lungo tutta la sua vita.